Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là? Non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Solo chi c'ha fede, il lato umano dello sport. Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti nel nostro nuovo studio qui a Solo Chi C'ha Fede, terza edizione quest'anno, il lato umano dello sport. Sì, perché noi vogliamo raccontarvi quelle che sono le storie umane dei nostri campioni del mondo. E volete sapere chi abbiamo oggi in questo studio? Ve lo dico tra poco, perché prima un bel applauso va alla nostra Mimì Sara Band, che poi vi presenterò. Avete visto il nostro Giorgio dei Fast Food Freestyler, sempre presenti con noi, e quindi adesso è il momento di capire chi è il nostro ospite. Vediamo la clip selfie. Ciao Fede e ciao a tutti gli amici di Solo Chi C'ha Fede. Sono Marco Amelia, ex calciatore. Ho fatto una lunga carriera di calcio nazionale ed internazionale. Ora però ho appeso guanti e scarpini al chiodo. Per fare altro, cosa di cui vi parlerò a breve lì studio. Aspettatemi. Generoso, disponibile e determinato Marco Amelia. Solo chi c'ha fede, solo chi c'ha fede. Marco Amelia, sì. Come ti definiresti tu se dovessi farlo? Tosto, duro, glaciale e... Va bene così. Tu sei un grande puntiere, hai vinto i mondiali nel 2006, lo ricordiamo, anche perché i nostri telespettatori comunque lo sanno, hai giocato in squadre importanti e poi lo racconteremo insomma nel corso di questa nostra puntata insieme. Allora, capiamo qual è la tua fede principale nelle cose con C'è fede e fede. Perché c'è fede, fede, perché c'è fede. Marco, tu sognavi di fare il portiere già da bambino, quindi di essere l'estremo difensore? Ma diciamo, quando sei bambino in porta ci vai a rotazione nella scuola calcio. Io ho un fratello più grande che faceva il portiere a 3 anni in più, quindi lui già era, aveva già trovato il suo ruolo. Quindi un po' vedi il fratello più grande, un po' quando il mister di allora mi mise in porta ci trovai bene, quindi sono rimasto lì anche perché si correva poco. Si faticava poco e quindi ho scelto questo ruolo che mi ha dato in questa mia carriera grandi soddisfazioni. Senti, a proposito di quello che tu hai appena accennato, cioè un ruolo in cui si corre poco, sì. C'è sempre questa idea che magari un bambino, un ragazzino, anche per consigliare insomma chi ci segue, che quando vai a giocare in una squadra di calcio e sei un pochino una schiappa, ti mettono a fare il portiere. E questo come è funziona? Più grande, no, ma questo è un grande errore, perché poi il portiere è uno dei ruoli fondamentali della squadra, perché è quello che evita i gol, e quindi bisogna cambiare questo luogo comune, cioè esatto. chi sa giocare meno a calcio va in porta, no? Però poi devi saper parare, perché se poi non pari prendi gol non serve a niente lo stesso. Quindi la tua fede in te stesso c'è tutta. Sì, assolutamente. E invece una cosa di cui vogliamo parlare è la fede nell'impossibile, perché c'è un qualcosa di te che le persone si ricordano ma che mi ha colpito molto, ovvero tu sei stato il primo portiere italiano a segnare in Coppa UEFA, sì. E tra l'altro con un colpo di testa, perché dovete sapere che Marco si trovava in questa partita e il Livorno stava perdendo, sì. Quindi ad un certo punto lui decise che se doveva perdere con onore, combattendo, perciò hai lasciato la porta nonostante il fatto che i tuoi compagni non fossero d'accordo con te e hai fatto gol, quindi ce lo racconti, noi vediamo anche un bellissimo articolo con la tua dichiarazione che ci ha colpito molto, i compagni non volevano che salissi, raccontaci quel momento. No, non so se è raccontabile, perché
sul tabellone, minuto 86, c'era questa punizione laterale, una delle poche occasioni che avevamo creato per andare nell'altra porta, perdevamo 1-0, mancava ancora qualche minuto, di solito si va, il portiere va a saltare negli ultimi 2-3 minuti, nell'ultimo minuto, però ho detto, l'ultima occasione vado. In questa corsa di 60-70 metri per andare dall'altra parte, comunque mi è servita anche per scaldarmi, e sentivo i miei compagni, sia quelli che giocavano con me, sia dalla panchina, dove vai, lascia stare, non erano questi i toni, però potete immaginare quali erano durante una partita di calcio. Io sono andato avanti, nessuno mi ha preso, poi l'ho presa anche non benissimo, perché l'ho presa quasi di tempia perché faceva freddo. Vediamo infatti l'immagine, sì. E sì. Prendendola male ho fregato l'altro portiere. Perché non se l'aspettava. Non se l'aspettava e abbiamo pareggiato quella partita. Ci ha permesso di andare poi al turno successivo di Coppa UEFA con il Livorno, una cosa storica. Nella famiglia, che è importante sostegno nella carriera di un atleta, ma non soltanto, anche nella vita, insomma, di tutti i giorni. Quanto e come ti è stata vicino la tua famiglia e se ci sono stati dei momenti difficili? No, momenti difficili tanti. Tanto la fortuna di avere vicino in famiglia persone che ti sostengono sempre è fondamentale, che ti seguono, perché comunque io ho viaggiato molto nella mia carriera, soprattutto da quando ho famiglia, quindi da ormai 12 anni, e ho avuto la fortuna che chi mi sta vicino ha mollato tutto per stare insieme a me. Marco, ma tu sei mai rimasto senza respiro? Sì, dai, parecchie volte. E la gestione del respiro è molto importante, la scienza del respiro. E quindi ne capiamo qualcosa di più con una novità di quest'anno, perché abbiamo con noi qualcuno che ce lo spiegherà. Il campione del mondo di apnea, professore universitario e medico. Signore e signori, con Senza Respiro, Mike Maric! Aria, ti respiro ancora, sai, nell'aria. Marco, perché adesso noi ti coinvolgiamo. Prego, prego, vieni. Adesso noi ti coinvolgiamo. Ti devi preoccupare, come sai, sì. Il respiro è fondamentale e oggi ho deciso di metterti alla prova con tre giochini che in realtà sono degli strumenti medici che si utilizzano in clinica medica, ma anche con sportivi come noi. Siccome è la prima volta, vogliamo far vedere come funzionano i tre aggeggini comunque, Mike, per la prima Certamente. Volta comunque. Allora, guarda. Perché voglio provare anch'io in questo, realtà, così magari guarda, la faccio prima io. Questo è un piccolo spirometro, okay. Dove tu, andando ad inspirare, devi sollevare il pistone che è all'interno, ed è uno strumento molto utile per migliorare la capacità ventilatoria. Poi abbiamo il soffietto, che è l'esatto opposto, cioè l'atleta, lo sportivo, il bambino soffia. Ci fai vedere come funziona? Ecco, e deve, così vedi. Cioè. E deve mantenere in sospensione il gioco, la pallina, e questo invece è il gioco delle tre palle. Inspirando devi riuscire a sollevare tutte e tre le palle e a tenerle per più tempo possibile. Sei pronto? Noi siamo pronti con il cronometro. Allora, sono nato pronto. Ricordo che è uno strumento che usano anche i bambini, è un gioco, però... Quindi non hai scusanti. Non hai scusanti. Chiaramente buona la prima. Buona la prima, e ti prenderò il tempo. Dici, quando soffiare sei dentro, pronto. Lasciare la pallina in alto, giusto? Tu come devi fatto soffiare prima? E tenere la pallina in sospensione, farla galleggiare nel vuoto. Sono pronto, dai. 3, 2, 1, via! Partito vai, il vai, tempo, Marco, partito vai, il tempo, vai. Mi raccomando, tieni concentrati bene sul respiro, parte bassa. Puoi pian piano svuotare la parte alta, tenere. Poi, al limite puoi chiudere con un colpo Bravo, di testa. Ragazzi. Dai. Un po' di tifo, dai, che dai. Ci sta. Dai. Ok, bravissimo. Quanto? Ragazzi. 20 secondi. 20 secondi. È buono? Ma questo vuol dire buono o no? Sei stato veramente bravo. Perché buona la prima, 20 secondi. Devo dire che... Aspetta. Iniziamo, ho gestito bene. Hai gestito bene, hai iniziato bene il non campionato. È facile, perché se dai tutto subito non ma infatti è una legge di vita questa, generale. Respirare è come nutrirsi, cioè è l'aspetto, come dici tu prima, fondamentale, perché
Bisogna curare anche questo aspetto e spero di aiutarti dandoti in omaggio il mio libro La scienza del respiro. Grazie, grazie mille Mike, grazie, bello. Che spero Mike. Ti possa essere utile per la vita extrasportiva. Grazie. Mike, grazie. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana con Senza respiro e Mike Maric. Ciao a tutti. Ci accomodiamo Marco, prego. Oh, bene, hai fatto anche questo esercizio di respirazione che è molto importante. Adesso sì. Mi metto a posto la respirazione. Eccomi, ci sono, vai. E adesso è il momento, Marco, di scoprire insieme attraverso le tue immagini più rappresentative quelli che sono stati i momenti della tua vita più emozionanti, i momenti del tuo lato umano, insomma. Scopriamoli insieme con Foto Ricordo. Eccoci. Prima foto. E qui abbiamo un piccolo Marco Amelia. Quanti anni avevi e dov'eri? 9, ero a Trigoria, è stato il mio primo anno di settore giovanile della Roma. Ero piccolo, già un bel capello pettinato. Cosa ti ricordi di quel periodo? L'emozione di entrare dentro un centro sportivo meraviglioso, con un club che è tra i più conosciuti in Italia, club che ho sempre tifato da bambino insieme alla mia famiglia. Che sarebbe? La Roma. Diciamolo. La Roma. E soprattutto il fatto di aver indossato quella maglia. Per i bambini vuol dire tanto indossare maglie di quel livello, soprattutto poi quando tifi la stessa squadra. E devo dire che è stato uno dei momenti più belli della mia vita, perché è la prima volta in cui ho messo la maglia della Roma, che poi l'ho indossata per molti anni in tutto il settore giovanile. Io so tra l'altro una cosa, che tua madre, credendo fortemente in quella che sarebbe diventata la tua carriera, lasciò addirittura il lavoro per poterti accompagnare agli allenamenti e seguire la tua carriera. Beh sì, è normale, perché comunque io abito molto lontano dal centro sportivo della Roma e dovevamo fare 4 volte a settimana avanti e indietro da casa, quindi poi la mattina alla scuola, poi dopo scuola andare direttamente a Trigoria. Questo è un grande sacrificio che hanno fatto i miei genitori, soprattutto mamma, che poi spero di aver ricompensato poi con la mia carriera. Come si chiama la mamma? Mamma Anna. E la salutiamo, ciao mamma Anna! Seconda foto. Oh, raccontacela. Questo è... Che anno era? 2006. Vabbè, 2006, ragazzi. Lo sanno tutti. No, era il 2006, al di là delle previsioni di tutti, perché forse quella nazionale non era forte all'inizio, come poi invece ha dimostrato di esserlo. Noi invece avevamo grande fiducia in noi stessi, insieme al mister e con tutto il gruppo, e andiamo a giocarsi gara per gara quel grande mondiale che poi ci ha portato a casa quella coppa che è stata meravigliosa. Tu entrasti in campo in quel mondiale? No, non ho mai giocato, anche perché davanti a me c'era Buffon, quindi è impossibile giocare. E come vivevi questa cosa? Cioè, pronto a entrare comunque da un momento all'altro? Bello, bello, meraviglioso. Però sai, quando fai il mondiale è così, ci sono delle gerarchie, poi davanti c'è il miglior portiere al mondo. Avevo in quegli anni Gigi era imbattibile, incredibilmente è stato protagonista di quel mondiale, quindi ci siamo sempre tutti augurati che non avesse mai problemi, anche perché la differenza tra noi era talmente tanta che lui poteva aiutare quella squadra a vincere il mondiale, io insieme ad Angelo Peruzzi potevamo solamente sostenere lui a rendere al meglio. E credo che l'abbiamo fatto con grande professionalità, perché poi c'è stato anche riconosciuto il nostro ruolo dal mister Lippi. È bello sentire queste cose, perché dimostrano anche l'umiltà che tu hai nei confronti dello sport e nei confronti della vita. Sì, bravo Marco. Grazie. Prossima immagine. Oh, come sei felice e gioioso in questa foto. È particolarmente rappresentativa. Ci racconti? Sì, ero felice perché ho deciso definitivamente di smettere di giocare. Basta, per la seconda volta lì proprio ho detto basta, perché avevo ricevuto tante offerte per giocare ancora, dopo l'esperienza inglese. Senti, ma raccontaci, qua dov'eri innanzitutto? Qui ero a Coverciano, il giorno in cui
iniziai il corso da allenatore, sapendo che c'è da studiare, sapendo che c'è da migliorarsi, sapendo che c'è da ricominciare da zero, che non è come fare il calciatore, e lo sto vivendo tutt'oggi, quindi quella è una foto che trasmette perfettamente quello che sto vivendo adesso, la serenità di quello che sto facendo. Beh, salutiamo anche la tua squadra, quella che alleni adesso, ricordiamola. Sì, alleno la Lupa Roma, partecipa al campionato di Serie D, è un semiprofessionismo, una società che ha fatto anche la serie C, la Lega Pro di qualche anno fa, una società su Roma molto molto importante, e ho dei ragazzi giovani che mi stanno dando delle grandi soddisfazioni e che mi stanno aiutando a crescere dal punto di vista professionale, perché serve tantissimo fare questo tipo di esperienza. Ed è arrivato il momento di scoprire come destini tu le tue percentuali di energia nella vita attraverso Energia Vitale. Ed ecco qua Marco, allora questo è rappresentativo del 100% della tua energia, vogliamo capire tu come la destini. Egeri Energia la destina in maniera equa nelle aziende tra illuminazione, riscaldamento e tutto quello che ovviamente serve nel business. Tu invece come gestisci le tue percentuali energetiche? La famiglia, hai 4 step più uno libero, quindi avrai 4 voci che io ti dirò, famiglia, lavoro, sport e svago, e una voce libera che mi dirai tu poi come percentuale finale. La famiglia è la maggior parte della percentuale, perché ho 2 figli, una moglie, e comunque la maggior parte del tempo sto in famiglia, direi un buon 40% con la famiglia. Bene, lavoro. Lavoro, sai, comunque il calcio ha poche ore di lavoro, intense, però sono poche ore. Direi un altro, un 25% sul lavoro ci sta tutto, anche perché anche al di fuori degli allenamenti poi tante volte penso anche a tutto quello che è il discorso della squadra. Sport, siamo già al 65%, hai ancora sport, svago e la tua voce libera. Attualmente sport, a parte quelle camminate che mi faccio in campo con la squadra, pochissimo, purtroppo non riesco più a farlo, un 5%. E arriviamo a un 70%. Svago? Svago 20%, perché comunque è fondamentale e importante. Ti manca un 10% per una voce libera che ci devi raccontare. Ma l'ultimo 10% lo lascio allo studio. Lo studio perché io sono curioso, leggo libri e mi vado a vedere tutto ciò che non conosco e che mi interessa. Quando c'è una cosa che non conosco e mi dà interesse, devo andare subito a vederla. Oggi c'è internet, ci sono libri, quindi riesco ad avere del tempo anche per questo, perché poi ti aiuta a migliorarti anche per un qualcosa di personale che serve sia a livello di vita con famiglia e amici, ma anche a livello professionale, che è fondamentale. Allora Marco, sei pronto a cantare, a saltare sulla sedia, perché è arrivato il momento di My Music, lo spazio nel quale ascolteremo i tuoi brani più rappresentativi e ci racconterai le emozioni che li hanno accompagnati. Ecco qua la nostra band, allora te la presento ad uno, eccoli qua, la nostra band Mimì Sarà Band, Alessio al basso, Matteo alla chitarra, Raffaele alla batteria, Thomas alla tastiera e la nostra cantante Claudia. E allora ragazzi, iniziamo a emozionarci, primo brano. Ho fatto un po' di tutto. Non so se ho fatto poco oppure tanto. A modo mio, che tu ci creda o no. A modo mio,
modo mio, Claudio Baglioni. Sono cresciuto con lui. Mia mamma ascolta tutta la musica, la metteva sempre in casa ad alto volume. E a me tutte le canzoni di Baglioni mi piacevano, le ascoltavo. A quei tempi c'era la cassetta. Musicassetta. La musicassetta. E questa è una canzone che praticamente contraddistingue un po' tutto il mio modo di essere, perché io nella mia vita ho fatto talmente tante cose e le ho fatte tutte senza essere influenzato da nessuno, a modo mio. E questa è un po' quello che... Anche sbagliando, perché a volte magari al di fuori sembra che puoi sbagliare, però non è un problema, perché quando scegli tu di fare le cose hai sempre vinto, quindi va bene così. Si chiama Libertà, libertà. Bella sensazione. Libertà. Secondo brano. I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it all. Taking their time right behind my back. And the message coming from my eyes to leave it alone. Nation Army. Sì, questa riporta al mondiale, perché la... Beh, ce la ricordiamo, è la dai. Colonna sonora del mondiale e ovunque, ce l'ho ovunque, vai in giro per il mondo, sono stato in America, in Cina, trovi degli italiani che vivono lì, ti salutano, ciao, e partono così, perché ormai quella è la canzone che ha segnato il mondiale del 2006 e quella resterà sempre la colonna sonora di quel mondiale. Ultimo brano. Chissà chi sa chi sei, chissà che sarai, chissà che sarai di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera. Sia sincera, no. Brava Claudia. Lucio. Il grande Lucio Battisti, Nastro Rosa. Eh beh, questa è la canzone con cui ho conosciuto, instaurato un rapporto con mia moglie. No, ci conosciamo dal 2007 e siamo sposati dal 2011, quindi... Siamo al settimo anno, cavolo. No, ma poi non lo sanno che siamo sposati, cioè lo sappiamo in pochi. Vabbè, ormai è andata, dai. Ormai lo sa più di qualcuno. No, l'ho fatto in privato il matrimonio, non lo sa, sì? Neanche gli amici lo sanno. Eravamo io, lei e un amico che vive in America che ci ha fatto da testimone, quindi... Marco, cosa c'è tra il dire e il fare? C'è di mezzo il mare. E invece ci sono di mezzo Bricofer e Black & Decker. Andiamo a scoprire che manualità hai con i nostri avvitatori e trapani. Come. Vieni. Ed eccoci nel nostro spazio Fai da te, Black & Decker protagonista insieme a Bricofer. Allora, prima della pratica voglio testarti sulla teoria, perciò okay. Mi dirai se sono vere o false le domande che vado a farti. Black & Decker è sbarcata anche sulla Luna, vero o falso? Vero. Vero, infatti è successo negli anni 60. La batteria 12 volt Black & Decker può ricaricare dispositivi mobili, vero o falso? Falso. E invece è vero, perché adesso è dotata anche di prese USB, quindi davvero è molto efficace. Bene, allora dai, non sei stato male, 50-50. Adesso ti prepari, perché per noi la sicurezza è importante, quindi guanti che tu conosci in quanto portiere molto bene, ma oggi li indossi in un senso diverso. Non sono gli stessi, però meglio usarli, dai. Sei pronto? Pronto. 3, 2, 1, vai Marco! Forza, 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 forza! Vai, 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 vai! Allora,
Marco sta facendo buchi prima di tutto, quindi ognuno ha la sua tecnica. Allora, ah, buchi, 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 perfetto. Con il nostro trapano siamo a 1, 2, 3, 4, 5, ok? Ha fatto la prima riga di buchi, tempo 20 secondi, ok? Hai ancora 40 secondi, un po' meno. Forza, 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 Marco, veloce, 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 dai. Vai, 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 vai. Perché forza, forza, forza. Allora, abbiamo il record dell'anno scorso di Carlo Molfetta di 11 viti e buchi. Vai. Il nostro Black and Decker e Bricoffer sempre avanti. Allora, quanto manca, quanto manca? Ditemi il tempo. Ci siamo. 4 viti per il momento. 4 secondi. 40 secondi. Vai. Vai, ancora, ancora, ancora. Forza, siamo. 1, 2, 3, 4, 5 viti. 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, non ci credo. 2, 1, stop! Questa allora, è andata giù. Calcoliamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viti per il nostro Marco Amelia. E lo segniamo qua. Sei il primo della nostra classifica quest'anno. Ecco qua. 7. Vedremo che cosa faranno i prossimi nostri ospiti e se sapranno batterti. Adesso però ho una sorpresa per te. Seguimi. Ed eccoci qua, perché il nostro caricaturista direttamente dalla Giordania, Hilal, ha pensato per te una caricatura che ti rappresenta e che noi ti diamo in omaggio. Ah, grazie Così mille. Ti ricorderai di Solo chi c'ha fede e grazie. Di questa puntata. Grazie. Bello. Marco, un consiglio finale per i ragazzi che hanno il tuo stesso sogno? Beh, credere in se stessi e mantenere la propria libertà personale, che è la cosa più importante per inseguire il sogno. Grazie, grazie. Grazie Marco per essere stato con noi. Bene. Ci vediamo presto. Grazie, prego. Marco Amelia! E così abbiamo cominciato con un grande campione dello sport e della vita questa terza edizione di Solo chi c'ha fede. Ci auguriamo che siate stati bene con noi. Noi ci rivediamo la prossima settimana, venerdì alle 22.30 su Sport Italia. Non mancate, perché le emozioni, l'etica, i valori sono tutti qui nel nostro studio e vi aspettano con la nostra band, il nostro pubblico e i nostri fast food freestyler. A venerdì prossimo, grazie! C'ha fede, yeah. Solo chi c'ha fede, yeah. Solo chi c'ha fede.